Siamo in Cina perché mentre progressivamente si torna alla normalità dopo il lungo isolamento esplode la polemica sul numero dei decessi comunicati. Allora andiamo a Pechino dalla corrispondente Giovanna Botteri. Buonasera Giovanna, a te. Buonasera, e proprio con l'apertura in qualche modo della città, anche se Wuhan non si aprirà definitivamente che il prossimo 8 febbraio, che si può cominciare a contare, a capire quanti sono effettivamente morti in questi 67 giorni di quarantena e di isolamento. Queste sono le ultime immagini che arrivano dalla città. Si sono aperti grandi centri commerciali, prove di normalità, ma accanto a questo ci sono i parenti, le mogli, i figli che vanno a richiedere le ceneri di chi è morto, e sembra dai calcoli di quanto ha lavorato l'inceneritore della città, quante urne sono state consegnate alle famiglie, che i morti non possono essere quei 2.500 delle cifre ufficiali, ma purtroppo molti di più. Qualcuno parla addirittura di 50.000 morti, anche se la cifra più comune a Wuhan e sui siti cinesi di informazione parla di 26.000 morti. Infine, queste sono le immagini che arrivano dal Giappone, la neve sui fiori di pesco per un paese che in questo momento sta rischiando di affrontare già la seconda ondata di contagi. A voi la linea.